lo puoi vedere in salotto, o te lo gusti in cucina, con la signora di sotto, o con la nuova vicina, o sentirai sotto mano, che cosa, che cosa? L'indice di gradimento, così da chiudere il conto, con chi ti ha rotto un po' il quiz. Solo chiacchiere distintivo, disse Al Capone, quasi quasi ci faccio una sit in televisione. Solo chiacchiere distintivo e sopravvivo, perché una piazza che spiazza, che spruzza, che schizza allegria. Samba, salsa, rumba, samba, dì, una mattuba, una merengue. La chiusura lampo, non ho tempo, devo accendere la TV. Forse non ci siamo capiti. Io non ho nessuna intenzione di sospendere l'operazione. I fatti parlano chiaro. E tu lo sai che nel nostro lavoro sono i fatti quelli che contano. Signore, ma ci dovevi fatto vostro? No, non ce l'ho con te. Piuttosto non riesco a capire perché il magistrato non ci vuole firmare il mandato di perquisizione per casa lo Iacono. Eppure lo sanno tutti quando che te ne droga nascosta sotto il mattonello. Stammi a sentire. Bisogna stare allerta, tenere gli occhi aperti. E la signora deve ancora il orecchio appozzato. Signora, ma perché non vi ha dato poca televisione? A che storia c'è sta Emilio Fede? Io faccio due rosate. Il magistrato ha un amante. Usaccio perché l'amante è un'amica della mia. Ci siamo incontrate stamattina in metropolitana. Si è confidata con me. Una ragazza brava, molto discreta. Mi ha raccontato la sua storia. Mamma mia, com'era triste sta storia. Non puoi immaginare. Figurati che hanno chiamato tutto quanto in da metropolitana. Pure il controllore si è commosso. È normale perché non ne manco un biglietto. Comunque, la mia amica mi ha detto che al magistrato piace il sadomaso. Sì, il zozzo si eccita che è ammazzato. Figurati che per due notti d'amore si è fatta una smanuccitio. Zitta! Mi è venuta un'idea, stammi a sentire. Siccome io non posso ricattare il magistrato, perché giustamente sono un ispettore si cosa ne può fare, sai cosa faccio? Vado io personalmente a casa sua e ho boffe mazzata. Così lui si eccita e mi firma il mandato. Vengo matto ogni mattina, e Bulletta cosa fa? È venuta Focretina? Sì, buonasera. Ma qua buonasera e buonasera. Oh, dopo mezzogiorno si dice buonasera. Dove sei stato? Al lavoro. Sai se è al lavoro? Ma ho finito il turno. Sai se mi ha finito il turno? Ton giù, sei ton giù. Ma se non mi credi, come domanda a fare? Ma perché ti dovrei credere? Ogni volta che ti vedo nella mia testa si apre il file della tua esistenza, il tuo curriculum vitae. Tu sei un uomo infelice. Io non sono infelice. Enzi Mangom. Esatto. Divorziato, protestato, precedenti penali per truffe, associazione a delinquere finalizzata al gioco d'azzardo. Si virò due zoccole che corrono mie via, le quote e te le giochi. Ferma, qua c'è un errore. Le zoccole non corrono. Passeggio. Ti ripeto, statta zitto. Ma prima non lei. E tu dico mo, statta zitto. Ma vivi da 3 anni a casa mia perché ti sei giocato lo stipendio eppure gli alimenti che ti passava la tua ex moglie. E adesso, Dulcis in fondo, ti sei fidanzato con una povera cretina. Ah, qua pure ci sta un errore. Perché non è cretina? No, non è povera. Eppure i soldi suoi ti stai giocando. Sei una vergogna per me che sono tua sorella, per la tua ex moglie e pure per tuo figlio. Complimenti, lei si è confermata campionessa e come fa una chiave con tuo fratello in soli 20 secondi. Ma siamo, parlami cose serie. Le cose serie, parla di cose serie. Certamente, cose serissime. Cosa mangia? Ah, una cosa buonissima. Ah, meno male. Lui. Coniglio indiano con fagiolini all'irlandese in salsa maggiara. Sì, fatta zitti, assettati. Coniglio indiano, fagiolini irlandese e salsa maggiara? Mm. Come posso mangiare? Perché? Hai già fuori il sapore. Mangia e stati zitto. Ma dimmi una cosa, ma è tutto coniglio? Tutto coniglio, 5 kg. E che ho figlio di cozzino? T'ho detto, mangia e stati zitto che ci ho messo 2 ore per prepararlo. Ma quello è crudo? Vabbè, la cucina indiana è cruda. Ah sì, perché ne è arrivata? Manca la bomba di gas in India. Non è il momento di scherzare. Giustamente, eravamo morto fresco, mi sa da casa. Sei un ignorante, non ci sta niente a fare. Il crudo ti riporta alle origini, all'istinto primordiale, la bestia. Ehi, mi pere. Che, ope, tutto a posto? Finiamo dopo. Laira, laira, dai, 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 Oh, veramente serve questo? Sì, voglio andare a mirare per buzzare, manca la cucina. Hai giusto da morto. Sei andato a cambiare, sei andato a una sciacquata. Ma metto l'argomento in mezzo, non dici niente. Buonasera. Ciao, amore mio. Ce l'hai con me? No.
Cucina. Allora un bacetto. Ma che bacetto? Voglio un bacetto. Voglio rattatare di lì. Qua? Un po' più giù, Avete finito i fevagliacci? No. Abbiamo finito. Meno male. Il mio papà è molto argomento mio, sono arrabbi argomentazione. Ma quale argomentazione? Io ho fame. Ecco, appunto, non arrabbi Allora, che si mangia? Chiamo Repizia. Ma come chiamo Repizia? Una donna stanco da lavoro al focolare domestico, chiamo Pizza. Ecco, appunto, chiamo Repizia, andiamo a me. Ma qua Pizza, ti aspetta la tua donna felice, gioiosa. Che ne metti un bel gioioso, Chissà quante ore ha passato il mio amore davanti ai fornelli per preparare un piatto caldo per me. Oh no, Mica c'è sto con ieri. E che uccido? Chi è sta qua? Oi, guarda qua. Sono due giorni che sta là. Io vorrei sapere che state aspettando. Il terzo giorno. Resuscita e se ne va. Aperto. Aperto. Aperto, Ciro. Ciro. È aperto, che busta a fa? O sfizzate fa sosso? Che c'è danno? Stai mangiando? Faccio le biscottate. Uè, che tristezza! Diciamo che danno, mancano solo le pesche sciroppate. L'ultima volta che mangio mangiato sta roba, mi sono operato l'appendicite. Che ha combinato sto coniglio? Poi, come sono le 8 di sera, dai, è il momento della vincita, perché mi ha giocato il bulletto. Su, dai. Vedo che ti stai lavando pizza. Come si dice? Se il lupo perde il pelo, moro che la bronchita. Questo è un proverbio. Sì, perde il pelo, sente freddo e muore con la bronchita. Vabbè, la cosa è lunedì, ci sta il campionato ungherese. Chi l'ungherese gioca il lunedì? Sì. Tu barbiere stai in ungherese. Esatto, che devi fare? Perché sai che gioco io? Sì. Esatto. Che devi fare? Io gioco poco, mica come te. Soltanto due bollette, vedi, una e due. No, questo può sfizzare per tentare la fortuna. Comunque tu non me la conti giusto, tu c'hai il demone del gioco come me, dai qua, lei. Io non c'ho il demone. Che è successo? Ma che stai attento, stanno gli acari. Gli acari? Mozzicano. E che si crede? Questo non è? Ah, questa è la carta d'identità di un acaro. È figura dell'acaro quando è? Questa è una bolletta che è caduta. È una bolletta che è caduta. È caduta da... Vieni, quella è la signora delle pulizie che c'ha un brutto vizio. Gioca? No, lo scopo sotto il divano. Sono tre settimane che non viene. Secondo me sono tre anni che non viene quello che ci sta qua sotto. Ma chi la scienza di cose come stanno? Ah, signore di pulizia, che la pago a fare? Ma che non te ne vediamo per gemere. Guanatene qua. Guanatene qua. Mangiate? Non mi pigliate. Non aprire, non mi piace. Hanno bussato, può darsi sia qualcuno che ci vuoi aiutare. Non farlo. Se ne scappola. Il femmino ne parla sempre. Non aprire. Dici? Bisogna aprire. Che già fa? Non aprire. Secondo me avrà ragione. O apri tu o apro io. Oh, sai calma, la casa è mia e decido io se apro o no. Ah. Chi è? L'esorcista! Ti dicevo di non aprire! Ma secondo te l'esorcista bussa la porta? L'esorcista non bussa! Ti muovi? È pagito! E l'esorcista? Ci ha fatto uno morso! Ma chi stai parlando? Con noi! Ma io giuro stata la televisione prima che me ne vado con i manicomi. Io sapevo la televisione interattiva, ma non pensavo che arrivava fino a questo punto. Ti vuoi accomodare? Sì, mi accomodo. Vabbè, tenevamo appuntamento un'ora fa. Poi hai aggiunto che fa un studio. Ah, qualche cliente all'ultimo ora? Ma qualche cliente all'ultimo ora, ne vuoi uscire stamattina? Ma che aspettavo? La speranza, come si dice, la speranza è l'ultimo a morire. Sta cosa già la sono andata. Ma rimane una cosa, ma come dentista, Pachito, tu non devi. Ma qual dentista? La dietologia, la scienza del futuro. Ma parlato, ma non per te, Ma chi? Ma tu come ti tolgo, non sei credibile. Bionutrizionista. Ah, beh, allora è nato fa. Tiamo, piacere. Ma che le vengono un sacco di gente, chiamano un sacco di gente, telefono, prenotano. Arrivano allo studio, ma vengono e se ne vanno. Il problema è la stanza. No, il problema è la cucina, la stanza è lo stuvo frigorifero. Sono l'osso. Ti mangi pure quello. Sono le ossa che sono grosse, B. Meno male, sennò come mandrino tutto sto. Tutto osso. Che sono tutto osso? Che sono femore, guarda qua. Che sono tutto osso? Ah, guarda qua. Ma chi è tutto osso? Voglio tutto stai scendendo in dei panni.
Che vuoi fare, vuoi morire? Poi che ti giuro, i soldi della prima vincita ti prenoterà a visita con meglio dei tologhi di Milano. E poi ti magheggi a Milano? Se ci fai a pe. Se mi viene un culo mi fa lettere, eh? Che è? Una soffiata. E tengo un fazzoletto. Lo spirito si tenga una dritta. No, per piacere, ma chi lunga, ma vuoi che mi metti tutti i madri dritta? C'è il giudice storto che tu non hai idea. Io già mi ricordo le parole. E tengo in derecchio. Mamma mia, voglio. È tutto combinato. Che ci hanno combinato? E mo' ricordo. Questo è diverso, uno scofandino. No, okay. No, ma chi non mi convince, eh? No, no. Ora a 9. No, Pachi, non mi convinci. Ermellino Vincente. Pachi, non mi convinci. A 9 vota a posto. Mi stai convincendo? 3.000 euro alla coppa e 27.000 euro di vincita. Di meno. Ah, se sei trovato in via Agnano. Se sei trovato pure i soldi. E la parte mia la tengo. Te ne la parte tua? 300 euro. E la parte mia pure la tengo. 200 euro. Beh, tutto sommato sei stato trovato terzo socio. Quello che caccia i 2.500 euro. Allora non ci vuole un socio. Suono pollo. E tengono un coniglio, oh! Paolo, lo sciacquone è rotto! Ma potevi avvisare prima, mi hai fatto fare un bagno. Sta piovendo là dentro. Credo, non si chiude per te. La prossima volta vengo a fare pipì con ombrello. Paolo, ti servono 2.500 euro. Vabbè, ma con 2.500 euro cagni pure il mattonello là dentro. Forse non è chiaro, entro stasera. Ma mica ti stai allagando, in modo là, chiudi un po' la chiave e sta vicino lo sciacquone e risolvi il problema. Non sai, chiave terrestre. Ma non è la chiave terrestre, te l'ho detto tante volte, si chiama chiave d'arresto, non terrestre. Paolo, ci stai facendo perdere un treno. Ma per colpa mia stai perdendo un treno. E allora un momento, mi cambio la camicia e andiamo. Ma lui, ma non sta bene. Non sta bene, hai presente meta? Ah, allora io avessi, piano che mi ha pigliato. Ma non mi disurrendo. Ma io, mi state perdendo il cervello. Ma chi te ne la soffia? E stai lontano da me, perché io sto tutto in fuzzo. Che è successo? Perché fai così? Indemoniato. Che tiene? Una sola parola. Ermellino, quinta corsa, vincendo a 9. Ui, ma ui. Tu hai detto una parola e ponete qua. Ti una parola da Arichì. Gli altri venne, tutte e due, in paranza. No, 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 non mi convince. No, Paolo, forse a te non è chiaro. Mio nome ha fatto anche un bandico corso, abbiamo fatto una certa cernita per capire chi doveva essere il nostro socio. Ma noi con Paolo ci siamo sempre trovati buono, quindi tu sei il nostro socio. E io mi ringrazio tanto tanto della scelta, ma voglio rifiutare, va bene? Rifiuto e non c'è niente che può convincermi. Andate via, sciò, 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 non ti avvicinare, vado retro. Non mi puoi convincere. 27.000 euro, Paolo, 27.000 euro. Ma avete convinto? Guarda, come si vede? Cacci i soldi! Cacci i soldi! Quali soldi, scusatemi? I soldi perché convinto? Oh, dovete, mi avete convinto? Ma mi avete convinto dell'idea? Non è che uno si convince dell'idea e poi c'ha pure i mezzi per metterli in atto, no? Ma non vi dovete abbattere! Ma come vi abbattete così? Ma noi siamo una società vincente! Su, su, animo! Quanto ci serve? 3.000 euro. Bene. Quanto ci abbiamo? 500 euro. Mo' vado a battere. Sono numerato. Ciao, Betty. Salve, ragazzi. Salve. Accomodati, di là. Oh, mamma mia, perché stai già perso il suono? Ho perduto la fama, ma sposo. Ma tu già ti sposo. Che ti posso offrire allora? Un bicchiere d'acqua, un bicchiere, un poco d'acqua? Che ci possiamo offrire, Betty? Un coniglio. Un coniglio crudo, ti va? No, grazie, niente. Ehi. Sposo una cosa. Io che avevo finito, prendi un po' la televisione. A che cosa devo l'onore di questa visita? Niente di speciale. Ho qui la raccolta di fondi per portare i bambini dell'orfanotrofio in gita a Capri. Oh, miracolo, casa nostra, e chi l'avevi te? Chiavevi te, chiavevi te, chiavevi te, chiavevi te, chiavevi te, chiavevi te. Una crisi mistica, ogni tanto partono i riti voodoo in questa casa. Siccome non ho fatto in tempo a versarli, ho paura di lasciarli a casa. Sai, devo andare da mamma a Salerno e volevo chiederti se potevi tenermeli fino a domani. Ma certo. Ho pensato che me lo un poliziotto può tenermi il malloppo. Aspetta, benissimo. Ok. Allora, io te la do. Sì! La metto nella tua mano. Sì! Oh, occhio al malloppo, eh? Sì. Sono 2.500 euro. Stai tranquillo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vai tranquilla. Chiavevi, non ci avanzate proprio. A
hai fatto il primo miracolo. Fai anche il secondo, fai vincere Ermellino, ma non per me, fallo per quei poveri orfanelli che devono andare in gita a Capri. Passo e chiudo, grazie. Ma se Ermellino vince faccio un fioretto in un bagno per 3 ore. Se Ermellino vince ti offrono pranzo. Aspetta 3 ore. Che devi fare un bagno. Cazzo, un pranzo a Capri. Paolo, ma ti ho detto pure due orfanelli. Ma tu si vince Ermellino, ci accattammo Capri, quanto anni avevi? Ma noi con 27.000 euro ci barcammo in terra Capri, accattammo 3 gelate e ce ne cacciano. Ma qua mi diciamo, questo non mi cammina. Ma chi sono pure Ciro. Ma sono l'occhio mio te notto coscio. Ah no, sono due cavalli, una reta. Ah, ecco. Qual è Ermellino? Ah, chi è Ermellino? Chi è proprio bello. Che cosa c'ha di bello quel cavallo? Oh, fandina. Perché? Ah, mi diceva che... È bravo, amico. Ma un bagno di vanno. È quello l'amico tuo, vero? Ma quello l'amico tuo. Un pindolino, no, sono tuoi. Ehi, ehi. Rompe poche caffè da con già bocca. Ma chi è? È un bagno tuo. Quello, vero? Ha cambiato il fandino. Ha cambiato il fandino. Come? Hanno cambiato il fantino. Quindi? Siamo a battere una volta. E tu, cavo, ci stanno partendo. Preghiamo. Partiti! È già in vantaggio Paprik, seguito da Salomone e Desiree. Sull'esterno si avvicina Ermellino, che supera Desiree e cerca di raggiungere Salomone. Lo fa in questo momento. Paprik resiste ad Ermellino, che però non molla. Ermellino aumenta vistosamente l'andatura. Ermellino è lanciatissimo in questo momento, supera anche Paprik. Ermellino è un fulmine. Ermellino, Ermellino, mancano 50 metri. Ermellino, 20 metri, grande Ermellino, 10 metri praticamente, ha vinto. No! Rompe sul palo Ermellino, rompe sul palo e viene squalificato. Trisvincente, Paprik, Gigione e Desiree. Popola popopo, Ermellino ha vinto. Popola popopo. Perché contenete la gioia? Dovete urlare con me, vi schiattate un colpo così. Poi ci sfogate tutti insieme forever. Cantiamo. Aiuto, c'è qualcosa nel regolamento delle corse che io devo sapere? Ermellino ha vinto? No. Come no? Quello è arrivato prima! Ha rotto. Che ha rotto? L'andatura. E se sta conci con 27.000 euro, arriva che due cazzo si mettono l'andatura. Ha rotto la trasmissione, un signore ha rotto l'andatura e si dice quale via! E quindi? Ci hanno abbattuto definitivamente! Io dobbiamo reagire. Hai ragione, Ciro, dobbiamo reagire. Dai. Ciro. Oh. Ma tieni una cosa rossa qua. Due ore corrido in fronte, si è fermato sangue, vale. Paghito. Paghito. Oh. Paghito. Oh. Questi problemi che teniamo da dormo. Ma che dormo? Se scanniamo su una soluzione. Ce l'ho io la soluzione. Fittiamo un bel gommone. E ce ne fuimo in Albania. Facciamo un unico gommone contro Roma. No, dobbiamo portare questi bambini a Capri. E ci siamo giocati i soldi della GIT. Dobbiamo portarli noi. Quindi fittiamo un bel gommone e li portiamo. Quanti ne sono sti, credo? 50. E prendiamo quello grande. E quanti posti è? 5 posti. E ci vanno 3 giorni. Ho tempo che portiamo l'urto, mi ci abbiamo pigliato lo dubbio. E allora non fa niente, avete altro? Sì, allora si può fare così, sono 50 bambini, sì. 50 bravi, bracciolo, ci mettiamo, buttami dall'occhio, fanno sport e pure la gente. Ha ragione Paghito, noi ce la vendiamo con una specie di Capri Napoli per i bambini, capito? Noi abbiamo finito per il giornale. Noi abbiamo finito in galera. È molto più probabile. Allora, questa cosa è stata venduta come una gita completa, una sicuratura che facciamo mangiare. Poi è una mangia per forza, sicuratura, ma pensa sempre la stessa cosa, i bambini staranno digiuni. E facciamo un bagno terno. Ecco, così possiamo. E però io come mangio? Ma te tengono conigli, non ti preoccupare, stai calzando. La porta mia, sto a posto. Il problema però, sai che rimano, aiuto, non abbiamo ragionato. Il problema è poi il trasporto. L'IVO, trasporto. Ma il trasporto, i soldi per i traghetti, i soldi, arrepigliamo i soldi. Sì, 50 gradi. Il problema non c'è, i bambini sul traghetto non pagano. Rimane mattina e a me, tu, Paghito e 50 creature vicino alla biglietteria, 3 biglietti per Capri. E chi li ci vattano proprio? Ma i bambini non pagano se sono accompagnati dagli adulti. Allora i due adulti pagano e un bambino non paga a prezzo. Perfetto. E qual è il problema? Ah, noi diciamo agli orfanelli che si fanno accompagnare dai genitori. I genitori si pagano il biglietto loro e per quando vanno gli orfanelli i genitori non tengono. Adriamo una soluzione. Ce l'ho io. I bambini sotto al metro non pagano.
alle dell'anno. Ah, pure la caramarra, è così. Tu buttiamo tutte le creature e dici, qui stanno sotto a metro e facciamo tre gratis e poi facciamo solo tre biglietti. Ma mica tutto quanto stanno sotto un metro, Paolo. Ah, e allora i bambini facciamo mettere in ginocchio. Ci avremo come una processione alla Madonnina della Grotta Azzurra. E facciamo partire proprio da Piazza Borsa, tu quando in ginocchio, così. Cioè, immaginate. Tu in ginocchio coppia i vasi di via Marina, no, si mettiamo in corsia preferenziale. Così passano trama e ci risolvo i problemi. Allora mettiamo in ginocchio davanti alla biglietteria. L'importante è che davanti alla biglietteria non passino il metro, così facciamo soltanto i biglietti nostri. Ma però è buona questa cosa, anzi, sai che ti dico? Che mi metto pure in ginocchio, con la testa abbassata e passa pure sotto un metro. Allora io metto a pandere, faccio come processione, passo del giaguaro e pure sto sotto al metro e non pago. E io gli faccio un biglietto. E perché? Perché? È perché io come metto un metro passa sempre. Niente, non è raggiungibile. Nemmeno Ciro. Ah, ma questi qualcosa stanno organizzando. Ed è Ciro la mente. Perché lo sai, Paolo è una bravissima persona. Si fa trascinare dalle cattive compagnie. E che vorresti dire? Che il tuo è fedele e il mio no? Comunque, quando torno un'esplicazione, gli provoco dei seri danni alle attività motorie. Mm? E sparendo il coscio. No, non sono d'accordo. Se così fosse, a pallottola la nave è pronta. Brava, hai ragione. Non devono soffrire. La signora mi ha chiamato? Sì, Angelo, ti volevo chiedere una cosa, stammi a sentire bene. Hai visto uscire Click e Croc? Mi dispiace, signora, io non è che non voglio dirglielo, ma la mia professione è una professione molto delicata. La privacy di tutti i condomini che passano vicino alla mia guardiola è appunto difesa dalla mia alta professionalità. Angelo, tu fai la portiera. Chi l'è buffone, casomai io faccio il portinaio. Anzi, per meglio dire, il custode. Avete visto il cartello che è proprio a fianco alla mia guardiola? Angelo Custode. Sono io. Veramente? Sì. Io me l'aspettavo con i boccoli biondi. Che si vedono su fagni in mezz'ora. Ecco, ne sapete, sorella cara, tutta notte sopra i tetti, sopra le nuvole. Acqua, fulmini, lampi, tuono, scirocco, le besci, uragani, burrasca, se ne sono caduti i capelli. Ad ogni modo, io sono il custode del palazzo, nonché il tutor della privacy di tutti i condomini. E se non confessi, il tutor, ti faccio mettere vicino al ginocchio perché te lo scassa. Mi dispiace, signora, la violenza non scalfirà la mia professionalità. Che sa scalfisce? Sputa il rospo. Hai visto uscire Click e Croc? Sì, li ho visti uscire, Click, Croc e ruota di scorta. C'era anche Paquito. Perché di cognome fa ruota di scorta? No, fa solo ruota. E dove sono andati? Questo non lo so. A Capri? A Capri? A prima mattina, e allora non è il mio fratello. Che diceva, ma ne tipo, sono sorella Endolietta. Che sono? Ah! San Pietro mi ha detto non è portiere. Insomma, io sono un ispettore e sono stata addestrata per mantenere la calma. Signora, hanno addestrato, ma anche a Capri, però. Datemi la pistola, signor. No, Anello non si tocca. Signor, datemi la pistola. In fondo, non siete ancora sicuri della loro colpevolezza. In fondo, quando arriveranno qua, si discute e casomai... Si spara. Non, signore, signor, datemi la pistola. Può succedere una disgrazia. Ha ragione, Gabriele. Chi è Gabriele? Come si chiama l'angelo custode? Ma no, signore, l'angelo si chiama come uno lo vuole chiamare. Poi, casomai, Gabriele è un arcangelo. Mio cugino faceva arcangelo di cognome. Allora vostra sorella si chiama Maria? No, è mamma che si chiama Maria. Mia sorella si chiama Maddalena. E papà? Giuseppe! Brava! Io presento! Ebbene, forse abitavamo a San Gregorio Armenio. Però papà io non l'ho mai conosciuto. Stava sempre in viaggio. Marinaio? No, cardinale. Prelato? No, qua pelato. Che papà teneva certi capelli, teneva il buccolo biondo fino a qua. No, era cognome. Giuseppe Cardinale. Per la verità, più che cardinale ne rimangono un par. Che dei fracchizza, piccirillo, quattro bizzocche e mamma. Ad ogni modo, rispetto, vi siete calmata? Sì. Datemi la pistola a me. Voi donne... In un attacco di gelosia con un'arma in giro saresti addirittura capace di sparare al vostro uomo. Marisa, non ti preoccupare, appena vedo spuntare tuo fratello dal cancello o spara a cangoppi o schiatti indecito. Che sicuro mi inguaia la guardiola. Non mancare, non sta cosa, ha ragione San Michele là. Ma qua San Michele? Angelo Custode. Mi avevi detto che ti allontanavi per pochi minuti! Per pochi minuti, mi sono
allontanata. 12, presa a testa. Io non puoi impazzire da gelosa in questo modo. Ha ragione, quelle le figlie femmine si attaccano a sé al papà. Piccolina, tu non devi essere gelosa di papà. Ma io non sono il padre. E la ragazza lo sa. Non ci chiudo, io sono il marito, l'ho sposato un anno fa a Caracas. Mamma mia, che brutto accaduto che fa. Tu, che ci facevi solo qui con loro? Che facevi? Il mio lavoro. È il mio lavoro? È il mio lavoro? Non ci credo. Angelo, dimmi che c'è qualcosa tra te, lei o lei. Dimmi la verità. Dimmi chi è sto amante. Signori, facete suo piacere, ma chi sono figli sto mobile? E ho il tasso con il nostro caro, abbiate pazienza. È gelosissimo, andiamo. È meglio che togliete gli occhi di mio marito. E del caso che non l'ho importunato più. E se dovete chiedere qualcosa, lo chiedete a me. Claro, ma cria le quattro soldi. Ma ha criato a me. Santa pure che ha criato a te, chi se ne manco vado? Chiamuccina. Ma è forse meglio, e non tornate mai più. E che hai fatto, sei tornato? Oh, Cappiello, qua ultimo bacio. Sulla porta. Sì, signore. Marisa. Bice. Marisa. Bice. Marisa. Bice, dove sei? Fuori al balcone. E che ci fai, fuori un balcone? Sto spannando le mani. Ah. Vieni tu. Eccoli. C'è anche Betty. Questa ce la dovranno spiegare. Recupera. Mamo che arriva con molta calma e serenità. Una cava da mucchio stengender. E quelli vigliacchi come sono, mica vengono qui. Vanno a casa di Paul. E chi è Paul? Paolo. Ah, secondo te Paul sta con Chiro? Ma chi è Chiro? Chiro, scusa, tu chiamo Paul. A Paolo, in base chiama Chiro a Chiro. Ma quante volte devo dire che ho fatto l'ispettore e posso parlare come vuoi? Vieni a casa. Ah, adretta, adretta. Muoviti. Adretta, adretta. Forza, forza. Spettore, a porta, porta, adretta. Vieni a bruciarlo. Ci andiamo da me, andiamo da te. Eh? Da me o da te? Chi? Da te, da me, da me stanno loro, sei pazzi. Andiamo da te, ci facciamo una doccia. Ah, poi ci ripassiamo l'alibi. Aspettiamo a Betty che viene, che ci spiega tutta la faccenda, ho fatto le bambine, agita capre, ermelline e tutto. Stai scherzando, l'ermelline non deve proprio apparire. Ho fatto tre ermelline. Dobbiamo dire che abbiamo accompagnato come gesto di volontariato questi bambini a casa. Ah, buona. Che ciao, abbiamo fan presto. Mamma mia. Ma ci persecchiamo a mare? No, Paolo, ma non... Però questo è un segno del destino. Dobbiamo entrare da te. Lo so che ci stanno aspettando, ma dobbiamo affrontare la situazione a viso scoperto. Ti va? Ma io non te ne hai, Paolo, si mette a fare a questo modo. Ma siamo uomini o caporali? Non siamo né uomini né caporali. E mia sorella, che la tua fidanzata è ispettore, è pure armata. Lo follerò, lo fa. No, dobbiamo entrare di là. Forza, entra. Facciamo. Noi dobbiamo entrare di là. Forza. Non è corretto in italiano. Perché? Che ci sta prima plurale e poi singolare. Allora, io faccio plurale e tu fai singolare. Fallo tu singolare, voglio bene, lo fallo l'eroe. E non ce le chiave, come faccio? Ok, ne metto anche qua, c'è proprio. Ma non trovo dimestichezza con la tua porta. Ma ce l'hanno andata tanto da una via. Dico, secondo te non tengo coraggio da sicca ditta. Hai ragione, non tengo coraggio da sicca ditta. No, hai fatto l'eroe e basta. Uno, due e tre. Vai. Buonasera. Sera. Buonasera. C'è nessuno? Ci sta nessuno? No. Ma c'è giù di lusso, oh, rimanga la porta aperta, se vuoi mai sapere se è Mafui, eh? No, 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 ma che stai scherzando? Perché è Mafui? Anzi, noi ci dobbiamo barricare e chiudere proprio dentro. Sì? Sa nessuno, manca a basci, sa. Ciro, sai che fa di festa sta porta? Allora, dopo chiamiamo di tanto, buscia cuore, lo falliniamo per la porta. Arrendetevi, siete circondati! Ciro! Dammi la mano! Sì! Chiama Betty! Sì, Betty! Ciro! Oh! Chiama la mano! Sì! Chiama Betty! Sì, Betty! Ciro! Faccia fa! Nessuna donna, sono stati tutto il tempo con i bambini. Ma non c'è nessun altro testimone, a parte Paghita, che non è attendibile. Possiamo chiedere al parroco? No, al parroco no, perché questa cosa deve rimanere tra di noi. Su, dice il parroco, chi le mette i manifesti? Dice, puoi liberarli. Ok. Adesso Raus a fare una doccia. Noi accompagniamo Betty. E fatevi questa doccia, perché questa puzza di pesce mi ha pigliato pure lo stomaco. Muoviti, fai presto. Mi raccomando, arieggiate il locale prima di soggiornarvi. A proposito, abbassate le mani. Grande. Ma non tengo la mano per schiocinga, sei bloccata, con tanto tempo. Ah no, è un crampo. Hai ragione, se da fa una botta puoi sparare tra. Non è così, sparare. Non fai. Un crampo si scioglie piano piano, faccio da solo, va bene? Vabbè. E poi è pure questa puzza di pesce che veramente mi ha pigliato lo stomaco.
Tutta colpa d'Ermellino. No, stavolta è tutta colpa di Pachito. Fa soffiare. No, per il fatto che ha organizzato il trasporto a Capri. Partenza dritti dal Granatello. Col pescreccio dello zio. Mamma mia, che puzza. Mamma rocamera. Ah, ma mo se la fai a mossidri che sta puzza. Tipo tutti i validi. Tranne che angoppano pescreccio e si sentiva la puzza di pesce. E che era puzza di coniglio, pa? Che cosa di coniglio? No, risolto col coniglio, risolto. I poi mi sono pure addormentato sulle reti da pesca. Io? Io oggi mi sa capo che paga scelto il cozzo. Però che poesia quei gabbiani che ci hanno accompagnato per dindà pigna, sì. E uno con le coppie di spalle mi ha lanciato fuori la scelta. A proposito, Paolo, stanno ancora qua fuori. Ci vogliono coniglia, così se ne vanno. Coniglia cruda, non c'è più. Pachito ha pagato per il suo errore. Aiuto. Ma che sono effetti? Senza i confiori, eh? No, no, senza i confiori, non c'è mai... E pesantezza. No, no, quando mai... Allora non ti è piaciuta proprio la pietanza? No, 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 le salsette erano buone, io coniglio la coccia ne ha poco. Buono, fermo. Oh, 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 oh,